Play. Ciao a tutti Squali Pesciolini, sono Mamiti di Italian Sharks e vi do il benvenuto in Poketown, in questo terzo episodio. Poketown è un giochino per Android e MMORPG basato sui Pokémon. È ancora aperta la sfida se sia meglio o peggio dei Monster, intanto noi ce lo godiamo, ci giochiamo e andiamo avanti. Non vi ho tagliato questa schermata iniziale perché, ebbene sì, oggi vi faccio vedere il mio amico Panzone. Oh, che carino! E sto puntando a prendere l'amico giardiniere incazzato, l'amico donna... l'amico donna guerriera tipo Xena, Xena, ok, quindi Panzone, amico giardiniere incazzato, Xena e poi... il drago pterodattilo della vita viola, non so perché viola, ci avrà qualche... sarà shiny? Shiny! Ci ho perso lo shiny! Se qualcuno si ricorda lasciate un like immediatamente. Detto questo, tap the button, single purchase, ok. Allora, qualcuno di voi mi ha detto di comprare il Gengar. Sono un po' indeciso ancora, non saprei che cosa mi dite. Cioè, potrei comprarlo, sarei un po' parecchio sfigato se mi venisse con delle caratteristiche veramente di merda. Aspetto ancora un altro episodio perché vorrei che veramente mi dicesse Mami, compra sto cazzo, cioè dovete farmelo sentire perché per shoppare io su un gioco, cioè veramente deve valerne la pena. E voi siete l'unica cosa che mi farebbe shoppare su questo gioco. Quindi fatemi sapere perché potrei shoppare e vedere le belle cose che mi dà sto Gengar. Oh mio Dio, ok, il mio amico Panzone ve lo devo far vedere immediatamente. Ed eccolo qua, diventa visibile, oh! Dov'è? Amico Panzone? Eccolo qua, ma ciao, ma come sei bellino, ciao Pikachu! Ma guardate, sembra che rotola, ma quanto è goffo, ma è troppo bellissimo! Madonna! No, c'è una palma che mi sta interrompendo il mio video super bello! C'è una palla che mi rotola dietro! Oh mio Dio, quanto è bello l'amico Panzone! Sì, ebbene sì, ho preso l'amico Panzo... No, non voglio comprare un cazzo, andatevene via dal kill. Tanti di voi mi stanno aggiungendo, questa cosa mi fa piacere perché significa che state aumentando, altra gente sta guardando i video e mi stanno aggiungendo. Vi chiedo gentilmente, inviate l'energia, perché c'è un quick gift che potete fare qui se la smette di laggare internet e magari si carica il gioco. Comunque, cliccando su questo pulsantino quick gift, voi date l'energia a tutti. Ed è importantissimo perché così noi possiamo andare a potenziare i nostri Pokémon. Hai capito? Dai l'energia, non fare il tirchio. Ecco le persone che mi hanno aggiunto agli amici e sono Alice, Chengsuxe, Leonida. Vabbè, comunque vi accetto tutti, siete tutti amici miei, tutti amici carini. Guarda, ti amo Lux, perché tu mi hai dato l'energia. Io se faccio quick gift, vedete, ho dato l'energia a tutti. Ma perché non dovete dare l'energia? Smettetela di fare i tirchi. Quick claim, grazie per l'energia. Cioè, 6 di energia è tantissimo ragazzi, perché possiamo potenziare un sacco i Pokémon. Per l'appunto, vi voglio far vedere che ho portato i miei Pokémon, 2 Pokémon a grado blu e uno a grado verde. Allora, Pikachu è 2 stelle e grado blu. Charmander è ancora una stella, però è un grado blu. Il grado lo vedete qui sotto perché c'è il colore, oppure dovete andare in backup. Vedete, dice blu, Pikachu pure blu. Potrei portare... No, mi manca questo qua, che cacchio sei tu? Little Moltres, mi manca il Little Moltres per portarlo a blu più 1. Lo stesso, qua mi manca il Nidoking, che non posso ancora sbloccarlo, va bene così. E poi ho portato Snorlax a grado green più 1, perché mi manca il Weedle, ma devo andare avanti con la storia per poterlo sbloccare, perché altrimenti avrei portato anche lui. Non solo c'ho Snorlax, ma tu che carino, si muove di nuovo la tua pancia. Questo video è dedicato a Snorlax, c'è sempre in una serie Pokémon un video dedicato a Snorlax, perché è un Pokémon trombato. No, guarda, fa così. Ok, va bene. Ah, poi molti di voi mi hanno scritto di Gardevoir, di non schifarlo così tanto. Effettivamente l'ho usato nell'Elite 4 off camera e non è per niente male. Mi dicevate di non usarlo in difesa ma in attacco, e per poterlo resettare
Vedete, per poter, cioè, dovrei spendere 120 cristalli per poter resettare gli altri. Non saprei, non saprei. O se no, devo provare a resettarlo così a capa di minchia. Tanto c'ho 26 capsule e provare un po' quello che mi viene fuori. Il PG e lo Squirtle non me ne fottono un cazzo. In ogni caso, lui lo voglio potenziare. Ti voglio dare una possibilità. Ti porto a grado. Ti porto a grado. Vediamo, portiamolo a grado green. Una cosa semplice, insomma. Ok, anche qui mi sono fermato a Green più 1 perché mi manca il Weedle. Il Charmander lo potrei prendere, però non vale la pena. Il Nidoking neanche. Quindi devo andare assolutamente avanti con la storia per poter continuare le mie battaglie. Che altri Pokémon c'ho in panchina? Questi qua. Ok, altra cosa che vi voglio dire perché ho scoperto facendo le quest in particolare. Vedete un po'. Allora, se vado sui task, la quest che devo completare, questa qui, mi dà 1585 di esperienza più questi altri 20 di esperienza, che non ho capito quale sia la differenza. In ogni caso, io vado a completare questa quest perché tutti i Pokémon che avete in inventario vi salgono di livello, perché l'energia viene, cioè l'esperienza viene assegnata ai Pokémon che avete in inventario. Quindi, prima di accettare una quest, mettete in inventario i Pokémon che volete allenare, e questo vi fa allenare i Pokémon molto, sì, compenetrano le pietre, vi fa allenare i Pokémon molto più velocemente. Questa è una cosa, devo dire, veramente importante. Poi vi darò qualche dritta sull'Elite Four, magari la vedremo nei prossimi episodi. Allora, io sto finendo la quest. Se vi ricordate, il mio Snorlax. Ah, devo battere prima sto Pirla. Vabbè, vieni qua, che Team Skull ti prendo a schiaffi a destra e a sinistra. Oh, uno Swallow, il mio Pikachu dovrebbe distruggerti all'istante, cioè non penso di avere grossi problemi con te. Guarda, un Thundershock penso che ti tolga tre quarti di vita, tu non mi hai fatto un cazzo, sei proprio una merda. Una femminuccia, proprio un uccello femminuccio. Babboni ammazza. Ah, ce n'è un altro. Vabbè, ma c'è un po' mi dà qualche problema, ma lo so bene. Che contro Gardevoir fallisce alla grandissima. Quindi vien qua. Perché Machamp dovrebbe essere tutto fisico. Gardevoir è special attack. Quindi, non hai fatto un cazzo. Ora muori di proprio easy easy lemon squeezy. Morto super effective. Morigi male. Morigi male. Vediamo chi mi mette in campo. Kabutops, Water e roccia. Quindi, oh, Magical Leaf dovrebbe essere la sua debolezza. Infatti, super effective. Oh, Samosa! Distruzione di bruttissima proprio. Brutta, brutta, brutta. Vedete, non mi ha dato esperienza, ma ora ecco che me la dà. Perfetto, sono salito di livello. Ho preso l'esperienza, dammi anche l'altra. Ce n'è anche quella da 1500! Ho sbloccato la World League. No, a livello 20, sono ancora a livello 15, sono ancora un pezzente. Ok, è stata sbloccata una nuova function. Battle. Ok, Sim Battle. Variable lineup that I use to challenge for. Ah, cioè, iniziamo a combattere gli altri avversari. Benissimo, la faremo nel prossimo episodio. Io vi volevo far. Ma per forza ora me la devi far fare. Non voglio farla ora, ma fatica, porca di quella paletta. Che cosa dovevo farvi? Ah, sì, il mio Snorlax, guardate, è arrivato a livello 5 perché ha preso tutta l'esperienza che ci ha dato quella quest. Non solo, è salito anche Pikachu all'11, è salito Gardevoir che era al 7, è diventato 8 e così via. Quindi questo può essere un ottimo modo per allenare i vostri Pokémon. Per cui io vado un po' avanti, continuo ad allenarmi un po' i Pokémon e sono proprio curioso magari di catturarmi un Gastly, che dite? Perché sembra utile, però se mi compro il Gengar non ha molto senso. E Marì! Però i Ivysaur sì. Ivysaur sì. Ivysaur potrebbe essere veramente utile. Magari al posto di quel Bulbasaur di merda. Oh, ciao Entei. Salve. Sei molto carino. Ok, ho catturato sta pecora di merda. Che cazzo me ne faccio, ragazzi? C'ha S-Attack e Speed. Ma che cazzo me ne faccio di un altro elettrico? Ma va a cagare. Vabbè, la butterò nel cesto, la userò per, boh, per farci, che ne so, una cosa, cioè. Magari funziona bene come scopettino del cesso. Oh, attenzione, tutto molto interessante, è uscito un Gastly. Il Gastly lo voglio perché, ok che magari mi compro il Gengar, però mi serve completare il Pokédex per andare avanti, per sbloccare gli altri, come dire, gli altri premi. Quindi Gastly lo voglio. Magari, perché no, se ci capita di un buon, con delle buone statistiche, magari iniziamo già ad usare. O magari pensiamo di utilizzarlo, non sappiamo. Comunque ho 5 Master Ball, interessante. Ok, questo Gastly mi piace tanto. S-Attack, Attack, Def e Speed, tutte altissime.
Interessante, interessante. Ditemi anche voi, anche la vostra nei commenti. Intanto vado a fare la ricerca, vediamo che tipo di statistiche dovrebbe avere un Gastly. Ma penso proprio sia attack. Ed è esattamente quello che vi dicevo, S attack e speed alte, in più c'ha attacco e difesa alto. Mi piace proprio questo Gastly, quasi quasi lo metto in squadra e lo alleno, perché dovrebbe essere veramente utile. Ottimo, ottimo, vai, abbiamo acquisito un nuovo membro della nostra squadra. Intanto fatemi sapere se vale la pena ancora comprare il Gengar oppure, insomma, me ne frego decisamente. Oh, che cosa mi dai? Ah, sta merdina. No, con Busken, non è proprio una merdina. Sì, è una merdina. C'ha 15 di S attack e 22 di def. Che schifo, grazie. Vabbè, io lo accetto, ma giusto perché sei tu. Ok ragazzi, sono altamente scassato di coglioni, perché è ufficiale, qua i Pokémon è più difficile trovarli, è ancora più raro trovarli rispetto ai Monster. Cioè sto girando da mezz'ora per trovare un cazzo di Pokémon di grado B, ma è possibile? Trovo solo Gastly e Mareep, ma che schifo, voglio un cazzo di Visaur. Pezzi di merda che ce l'avete e ci volete far pagare le evoluzioni, perché questo fanno sti maledetti, ci vogliono far pagare le evoluzioni, perché secondo loro noi paghiamo per far evolvere i nostri Pokémon. E purtroppo hanno azzeccato, io voglio un cazzo di Visaur, dannazio. Dai, un piccolo Visaur può capitare per favore nelle braccia di Mamid? Un piccolo... No! Pecora di merda! Ok ragazzi, dopo aver distrutto questo Gastly, provo ancora un'altra volta perché mi sono rotto veramente i coglioni. Sono più di 40 Pokémon che ho distrutto, schiattato, bruciato, stramazzato e non ho trovato un Ivysaur. Non ci posso credere. Cioè, veramente, è una cosa incredibile. Ne ho fatti... avevo 370 stress point, ora ne ho 222. Ogni Pokémon che incontro che ammazzo sono 3 stress point. Che culo! Non ci posso credere. No, io sono l'uomo più sculato di questo mondo. Perché sì, sono veramente l'uomo più sculato di questo mondo. Intanto, con la mia calma, della mia calma, me lo catturo. E ci vediamo dopo. Ok, mi rimane da tirargli l'ultima Ultra Ball e Ivysaur dovrebbe entrare da noi nella nostra squadra immediatamente. Speriamo che sia un buon Ivysaur. Intanto non mi ricordo che tipo di statistiche deve avere. Speed, Def e Attack. Mi sembra buono. Come non detto, doveva avere Special Attack e Special Def alti. Baffaculo. E lui comunque ha tante altre mosse che può imparare e quindi lo farò attacco normale lui. Punto. Tanto l'altro Bulbasaur che ho faceva comunque abbastanza schifo, se non ricordo male. Andiamo a controllare subito. Ma non ricordo che era tipo un campione, insomma, di incassi. Ok, allora, dove caspita stai, Breed? Ivalius. Ah no, però c'aveva lo special attack. No, mi sa che questo Bulbasaur è molto meglio, perché c'ha special attack e attack alti. Lo special def no, ma chi se ne frega. Mi sa che è proprio meglio. Quindi, ragazzi, avendo catturato l'Ivysaur, anche se non è un granché, perché devo ammettere che non è un granché, effettivamente possiamo avere in maniera abbastanza... Sono indeciso però, perché l'attacco, la difesa e la speed così alta non sono per niente male. Vediamo un po' tutte le mosse che potrebbe imparare. Queste sono tutte mosse di tipo normale. Tutte le mosse grasse sono di tipo normale, se non ricordo male. No, devo ammettere che Ivysaur, o di conseguenza Venusaur e quindi Bulbasaur, senza le mosse di tipo speciali, per tipo Giga Drain, Synthesis, no, Synthesis non è speciale, però senza queste mosse qui sono abbastanza inutili, quindi confido nel prossimo Bulbasaur che andrò a catturare per poter ottenere il mio Venusaur il prima possibile. In ogni caso, andiamo avanti con la storia. Io ho qua un po' di cose da sbloccare, c'ho la mailbox, eccetera. Faccio allenare un altro po' i Pokémon, vediamo qual è la squadra che ho attiva. Il PG, Gardevoir, ok, sì, mi vanno benissimo loro. E andiamo avanti. No, scusate, squali pesciolini, questo Pokémon me lo dovete spiegare. Che cazzo è sto Magneton? What the fuck, what is this? È una mega evoluzione di Magneton? O è un nuovo Pokémon completamente diverso, nuovo? Oh mio Dio. Eppure fortino, eh. Devo essere sincero, è abbastanza fortino. Vediamo che cosa mi mette in campo ora. Oh, Solrock, che due palle. Vai, Gardevoir, vai. Spaccagli il culo a sti Pokémon di roccia con il tuo effetto lama. Però Gardevoir mi sta piacendo, mi sta dando belle soddisfazioni, devo essere sincero, perché one shot i Pokémon, che è una bellezza.
Comunque inizio a vedere veramente Pokémon strani in questo gioco, come cazzo li stanno prendendo? Cioè, c'hanno Pokémon leggendari, Pokémon rari, non capisco, o Pokémon evoluti, le mega evoluzioni. No, le mega evoluzioni ne vedo ancora onestamente pochi, però guardate qua in mezzo cosa c'è, ci sta, cioè, un attimo, scusami, Zapdos. Allora, ci sta Zapdos, ci sta, vabbè, Aron, poi Entei, Blaziken, porca di quella paletta, sembra un'orgia di Pokémon leggendari questa, mamma mia. Ok ragazzi, stiamo per battere l'ultimo allenatore di questa mappa, questo vecchietto di merda che ci farà prendere i Weedle, quindi potremo portare anche Snorlax a grado blu e anche Gardevoir. Se non sbaglio abbiamo sbloccato tutto quello che ci serve anche per lui. Quindi sconfiggiamo sto vecchietto di merda. Ok, c'ha Magnezone. Sarebbe meglio distruggerlo con un Charmander, grazie. Ok, una volta che Magnezone è andato al creatore, Cinciu, senti, no, direi che con il Pokémon Fuoco eviterei proprio. Ecco, al massimo con Gardevoir, che ha mosse di tipo erba e psico, sì, perché Pikachu non è stato tanto efficace contro il Cinciu che ho incontrato prima. Vediamo l'ultimo, se possiamo finirlo con, penso proprio di sì, no, direi proprio di no. Di nuovo Charmander, sì, Steelbug, direi proprio di sì. Vai Charmander, spacca quest'ultimo Pokémon di quest'ultimo allenatore che ci permette di finire quest'ultimo. Ok, si è suicidato l'ultimo Pokémon di quest'ultimo allenatore. Ci ha dato pure una Nidoking Card. Ok, grazie mille. Ora noi dovremmo aver completato tutti gli allenatori. Quindi, qua sopra, ok, siamo arrivati anche al grado Master Ball, 100 cristalli, 5.000 monete e 5 Ultra Ball, fantastico mitico. Quindi ora la storia ci porterà avanti e ci farà andare sicuramente in un'altra mappa. Lo vedremo nel prossimo episodio. Intanto i nostri Pokémon si sono super potenziati, infatti vedete siamo a Power 5206, abbiamo Pikachu livello 14, Charmander 13, PG 13, Gardevoir 13, Snorlax 12. E ora facciamo l'ultimo break-up. Ok, mi serve un Weedle. Ok, fantastico. Questo mi dà i Weedle. Oh, al primo colpo. E Kingler. Kingler però l'abbiamo già sbloccato. Oh, che culo, al primo colpo anche questo. PAM! Snorlax grado blu. E lo stesso facciamo con Gardevoir. Mi serve il Charmander. Ok, dammi subito un Charmander, per favore. Veloce, veloce, un Charmanderino. Velocino, no, Gasly, no, dannazione, maledetti. Ok, grazie. È un Weedle che mi serve tantissimo. Ora mi dà. Oh, GG! Mi sta dando Weedle a go go. E PAM! Pure Gardevoir grado blu. Ragazzi, abbiamo 4 Pokémon grado blu in squadra. Io ci farei un pensierino sul Gasly. Magari non ora. Ricordiamoci: sia Attack Attack, Def e Speed. Direi che è un bel Gasly. Però voglio vedere prima che cosa esce quando compreremo il Gengar. Io per oggi vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, lasciate un like, commentate e condividete per sostenere me, il canale e la serie. Ci vediamo la settimana prossima, sempre sullo stesso schermo, sempre allo stesso orario, sempre lo stesso gioco. E se siete arrivati fin qui, hashtag amico panzone. Un saluto Sharkzen a tutti, ciao!